tutto bene. Andrà tutto bene, puntata numero 522, sono le 10.39 del 22 luglio 2021 dagli studi di Aracne TV Chiara Buccini, collegamento con noi il gruppo Atlante 2000, l'architetto Daniele Bello, la componente Maria Grazia Canuto e la dottoressa Antonietta Pignatelli, scrittrice esperta di studiosa di Leonardo da Vinci. Oggi con il gruppo Atlante 2000 parleremo dei condottieri del terzo millennio, il riconoscimento UNESCO e anche il neoumanesimo. Buongiorno, grazie di essere con noi. Buongiorno, buongiorno. Architetto Bello, l'iscrizione del registro della memoria del mondo dell'UNESCO, ci parli anche di questo progetto che avete in cantiere come gruppo Atlante 2000? Sì, perché questa richiesta di iscrivere nel registro delle memorie del mondo l'abbiamo già fatta nel 2016. Perché questo? Perché penso che abbiamo analizzato un po' la struttura progettuale e penso che ci siano gli elementi perché venga fatta conoscere agli altri stati di tutto il mondo. Non tanto per far conoscere l'autore di progetti, quanto per far conoscere il contenuto di progetti e farli adottare da ogni Stato, perché da questa organizzazione superiore che loro producono naturalmente deriverà un benessere economico e sociale molto elevato per tutti, sia per gli Stati sviluppati che per quelli in via di sviluppo. Noi abbiamo diverse proposte, soprattutto per i paesi dell'Africa che sono meno sviluppati, e proprio nel progetto sicurezza, questo piano, questo progetto è proprio quello che si riferisce al cosiddetto piano Marshall per l'Africa. Dobbiamo cioè aiutare questi paesi a produrre autonomamente le materie e le risorse che servono per vivere, in modo tale che non siano costretti a venire in Europa a rischiare la pelle e a morire numerosi, direi a migliaia, nel Mediterraneo per poter trovare, diciamo, una sede, per potersi organizzare una vita più elevata. Questo quindi è il fine dell'iscrizione nel registro delle memorie del mondo dell'UNESCO, che ha sede, mi pare, a Parigi. E poi, sì. E poi c'è l'analogia con l'impero romano e i condottieri del terzo millennio. Infatti, dottor architetto Bello, ci parli del vostro progetto, dei condottieri del terzo millennio, insomma, di questa anche grande impresa. Siete un po' artefici di questa grande impresa storica, insomma. Perché noi li abbiamo chiamati condottieri del terzo millennio. Tutti sanno che i condottieri del passato conquistavano popoli e territori, soprattutto con le armi, con la forza. Lo ha fatto Roma, lo ha fatto l'impero, i vari imperi che si sono succeduti nella storia. Noi vogliamo conquistare senza enfasi o presunzione l'intero pianeta Terra con i suoi popoli e stati, non con la forza delle armi, ma con la forza molto superiore del progetto. E il progetto scientifico di riforma strutturale, che posso dire non è mai stato redatto in questa forma, in questa quantità e con la qualità che noi abbiamo dato ai nostri progetti, come abbiamo fatto noi in oltre 40 anni di attività progettuale. È stato un periodo lungo, sofferto, che ha patito molte restrizioni, molte sofferenze, e noi riteniamo che abbia un contenuto di validità, e adesso bisogna farlo conoscere proprio con lo strumento dell'UNESCO, della registrazione nel registro della memoria del mondo. Architetto Canuto, quindi insomma avete dato vita a un vero e proprio movimento di pensiero? Assolutamente sì, è un movimento di pensiero del terzo millennio, dove la vera rivoluzione non è più quella delle armi. Oggi non si combatte più, è antistorico, è antieconomico, è antisociale. Oggi la vera rivoluzione si combatte con la progettualità, con le idee, con la forza della ragione. La forza della ragione sarà la vera nostra conquista del futuro, il nuovo neoumanesimo, e il combattimento che ci sarà, che fra virgolette combattimento, la coesione, la condivisione, sarà proprio su una trama e un ordito di idee, di progettualità. Ecco perché l'architettura ritroverà quello spazio originale, quello spazio arcaico dove la figura dell'architetto era il collante tra
il cielo, la terra, la natura, l'architettura e tutto quello che era un tessuto sociale coeso e condiviso con il territorio. Quindi da questo punto di vista bisogna dire che Atlante 2000 sta veramente aprendo un sipario estremamente importante nella sua internazionalizzazione e soprattutto in quella che è la vocazione all'ascolto, alla progettualità e la messa dell'uomo al centro. Quindi il concetto di progettualità mettendo la persona umana al centro di tutto e tutto ciò che viene progettato e costruito sia in ambito politico, sociale, architettonico e storico è tenendo conto dei rispetti della persona umana. Da qui è fondamentale il riconoscimento dell'UNESCO e quindi del registro della memoria dell'uomo nel mondo, perché noi potremmo essere uno strumento utile, indispensabile, affinché i paesi in via di sviluppo, ricchissimi di risorse di materie prime e che oggi non riescono a valorizzarle, noi, grazie al contributo delle nostre idee, alla stimolazione del pensiero e della progettualità, che è fondamentale, senza un progetto non andiamo da nessuna parte, idee. E da qui il gruppo Atlante 2000 è indispensabile che venga riconosciuto dall'UNESCO, perché potremmo essere un patrimonio del mondo, una fonte di ispirazione dove tutto il lavoro di questi lunghi anni del nostro grande architetto Bellu possano essere utilizzati, li mettiamo a disposizione del mondo. E grazie. Detto Canuto, e proprio domani parleremo proprio della vastità dell'opera, tutto il tempo che Atlante 2000 ha impiegato proprio a redigere questi progetti. Io ringrazio il presidente, l'architetto Daniele Bellu, la componente, l'architetto Maria Grazia Canuto, e vi do appuntamento a domani proprio per parlare della vastità dell'opera che avete redatto con i progetti del gruppo Atlante 2000. Grazie e buona giornata.